La nostra azienda, in breve, Sant'Angelo, siamo nati nel 78 con un piccolo negozio di articoli sportivi, subito dopo è nata la Bici, a proseguire oggi abbiamo un capannone con 4.000, quasi 5.000 bici, pensiamo di essere a livello europeo i primi. Questo qui un paio di immagini della nostra sede nuova, tutte le bici vengono assemblate da noi per due motivi: uno è per la qualità, non possiamo far fare ad altri, e secondo per dare un po' di lavoro in certi periodi morti ai nostri collaboratori. Qui, sì, tutta la nostra storia un po', già raccontato, questo qui è il nostro capannone. Nella bici, oltre la lotta, la classica via San Candido, abbiamo fatto la via, lunga via delle Dolomiti, da Lobbiaco a Calalzo. Un altro settore per noi molto importante è il settore per gli alberghi. Interessante raccontarvi questa: noi abbiamo oggi come oggi 120 clienti in provincia di Bolzano. All'albergatore offriamo un modello full leasing, l'albergatore per dire in media per una bici city bike o una bici mountain bike da 24 rapporti. Paga circa 140 euro l'anno, tutta l'estate, servizio incluso. Noi abbiamo tempo 4 giorni lavorativi per riparare la bici, basta chiamare e noi manderemo qualcuno. Per raccontarvi, in provincia di Bolzano 120 clienti, abbiamo provato ad Abano 3-4 volte con mail, con tutto, niente da fare. Gli dicono: no, noi abbiamo tanto, un po' di bici ne abbiamo, basta. Non serve altro, basta avere la bici. Questo senz'altro è quello sbagliato turisticamente, perché il cliente arriva e vuole una qualità, altrimenti non si può andare avanti, conterà in futuro sempre più la qualità. Sentiremo dopo ancora il tour operator. San Candido Lienz ormai è la ciclabile più frequentata nell'Unione Europea. Nel 2007 abbiamo avuto oltre 120.000 ciclisti che frequentavano questa ciclabile. Sono cifre molto alte. Il servizio è nato nell'87, che un paio di turisti mi avevano accennato il discorso che c'era per la ciclabile così bella, lì che siamo partiti con 6 biciclette, non penso che erano di più, solo 6. Già quella volta pensavamo sempre di dare un servizio, cioè abbiamo subito iniziato, quando erano 100 persone sulla ciclabile, di mandare una persona dietro a titolo solo di servizio. Prendevo dei studenti con la bici scritto servizio assistenza tecnica, avevano uno zaino, camera d'aria, quelle robe necessarie dietro. Oggi abbiamo 2 pulmini che fanno solo il servizio di servizio, e in più abbiamo su ogni posto, ogni località, abbiamo preso un albergo, un ristorante, un bar, dove teniamo 4, 5, 10 bici solo a titolo di poter cambiare per il cliente. Una roba semplice, però nessun altro l'ha mai fatta. Questa primavera ho detto: voglio sviluppare fino a Villach, fino a Vamin, sarebbe la via, la Drava stessa, da Dobbiaco fino a Mare Blu. Voglio farla per bene. L'abbiamo fatta un po' a metà, già negli ultimi anni, perché gli ultimi fine mi mancavano sempre di bici, in agosto mi servivano a San Candido. Quest'anno ho detto: io voglio farla per bene. Mi sono messo in macchina per 2 settimane, ho scelto i punti, sono giunto a questo consorzio di albergatori, ristoranti lungo la via della Drava, la città della Drava, che erano entusiasti. Tutto l'ho fissato, non ci serviva, durava 2-3 settimane, e arrivano dalla Carinzia, giro libero di Vicenza, Donau-Radreisen, il più grosso tour operator europeo, nella bici: possiamo lavorare con voi? Ben venga. Ma proprio qui si vede che conta sempre la qualità e conta il servizio. Nella Valpustoria anni fa abbiamo fatto l'uguale. Anche lì, interessante, della Valpustoria, in provincia di Bolzano, quando la provincia ha comprato e fatto il treno della Val Venosta,
anche loro sapevano che senza la bici il treno non può funzionare, non può rendere. Fatto la ferrovia, hanno fatto anche col nostro amico e purtroppo defunto Erwin Stricker la ciclabile, le bici sono partite molto molto a basso costo, perché era politica. Noi in quel periodo avevamo già in atto la Valpostaria, ha detto vediamo anche noi, abbiamo detto chi usa il mezzo pubblico paga metà per le bici, però qui, proprio qui si vede, io da privato posso fare quello che voglio, se non c'è la pubblica, l'ente che lancia l'idea non va a buon fine. Intanto in provincia siamo riusciti a fare la bike mobile cart, molto bella e interessante, con 24 euro, giorno di euro, ho la tessera per uso mezzi pubblici provinciale, tutti i mezzi, che sia treno e pullman, posso noleggiare la bici in tutti i punti della provincia di Bolzano, dalla Val Venosta fino a San Candido, e posso lasciare la bici dove voglio. Questo è un punto importantissimo. Sia il treno che il pullman non possono portare bici, oppure sempre cifre molto molto limitate. Allianz, sarò stato lì un 7-8 anni fa, io Allianz in stazione, e ho visto la massa di ciclisti lì, e un avvocato di Milano mi ha detto certe parolacce, l'ultimo ha detto, ha ragione, cioè veramente, stare lì, anche che bravi che siano le ferrovie austriache, però è un problema. Avevo detto, in questo modo facciamo noi tutto quanto, la gente lascia la bici Allianz, trasporto me lo faccio io. Prima era un po' un lavoraccio, non andava bene, non funzionava, i costi erano maggiori. Oggi il 99% facciamo il trasporto noi. Per 5 euro incide, sì. Le ferrovie italiane chiedono 6 euro a persona, che sia 1 km, 10 o 100 fa lo stesso. Comunque le ferrovie hanno un grande problema di trasporto. Per questo anche il nostro assessore Wittmann della provincia ha detto no, cerchiamo che la gente usi la bici a noleggio in modo che quella lì può restare di nuovo lì, altrimenti non funziona. La provincia in Val Venosta ha dovuto, per forza di cose, erano costretti a trasportare anche le bici private. Cosa hanno dovuto fare? Hanno dovuto ingaggiare un'impresa privata, un taxi, che gli costa niente meno che 300.000 euro l'anno. Supera a gran lungo l'incasso, no, 10 volte l'incasso. Comunque, questa è la realtà del treno e della bici. Si può comunque solo costruire qualcosa con un certo servizio. Su qualunque ciclabile, che so che voi avete una bellissima qui, fate la ciclabile e un conto. Dopo ci vuole però il servizio, sia di quello che noleggia, però il servizio va anche di quello del ristorante. Il ciclista di quello che noi parliamo non è quello che corre e vuole fare 150 km al giorno. Vuole fare 20-30 km, dopo vuole fermarsi, godersi un po' l'ambiente. I ciclisti che fanno da Donau a Radreis nel giro libero di Vicenza partono gran parte a Siljan, il primo giorno vanno fino a Lienz, cioè fanno 25 km il primo giorno. E niente, però loro vogliono godersi questo qui, in aspetto, vogliono godersi il paese. Abbiamo poi fatto, sì, Mobile Car vi ho già raccontato, la Dilaco Calalzo, idem, anche lì è una bellissima ciclabile, ancora poco conosciuta. Quest'anno abbiamo iniziato a farla per bene, Dobbiacco, Cima Banca, Cortina, San Vito, e Pieve e Calalzo, e sta dando veramente, perché è molto bella, dei frutti. Siamo presenti anche a Venezia col bike sharing, tutte le bici a Mestre della città sono nostre, anche lì facciamo tutto il servizio di assistenza completo, anche del corpo forestale dello Stato. Noi abbiamo tutte le bici dei 18 parchi nazionali italiani, dallo Stelvio fino all'Aspromonte, facciamo noi il servizio tutto quanto per queste bici. Bike sharing vi ho raccontato. Questo qui sarebbe questa ciclabile della Drava del progetto Dobbiacco Mare, per un progetto europeo, che veramente sta dando i frutti. Una roba interessante qui, la bici elettrica. Avrà, secondo me, un grandissimo futuro. Attenzione però, la bici elettrica sarebbe il nome sbagliato. Noi siamo molto indietro in Italia, come qui il tema, i svizzeri sono molto avanti. Si chiama pedelec.
sono costi che superano 2.000 euro a bicicletta, perché sotto sono carcassi, ultima fine, sono fatte solo in pianura, sono, pesano, non danno dei stimoli. Queste bici nuove, qui abbiamo una foto della Kalkhoff, sono sistemi Panasonic, pedelec, possono andare solo fino a 25 km/h. Tutto quello che supera sarebbero e-bike, che sarebbero sottoposti ai motorini, in quel senso lì. Questi qui vanno fino a 180 km di autonomia. Parliamo di robe molto molto interessanti. I motori sono assistiti, però io posso gestirmi la mia forza. Posso aumentare e diminuire, come mi sento io la mattina. Questo abbiamo avuto a Brunico un referente di Donau Radreisen, e perciò qui loro entrano anche molto forti, perché ormai quello che ha 70 anni non osa più andare di forza sua con la bici normale. Con questa lui osa, perché si sente assistito. Se poi al giorno dice pedalo in più, poi più si mette in forma, più aumenta anche la sua forza. Ho due conoscenti di 80 anni a San Candido, che adesso fanno percorsi che l'anno scorso si sarebbero mai immaginati. Per cui qui si apre una porta nuova completamente di una fascia di turismo nuova. Oltretutto quella gente, quei pensionati, hanno tempo e soldi. Per cui è un fattore molto importante. Noi ci crediamo tanto, noi abbiamo già di questi e ne abbiamo in uso 150 pezzi. Per cui per noi è un investimento notevole. Però noi speriamo che nel tempo renda, ne siamo convinti, non solo speriamo. Programmi nostri per il prossimo anno, avevo già prima forse, comunque vogliamo aumentare la nostra presenza nel Veneto da Bolzano fino a Venezia, la vecchia via Claudia Augusta, vogliamo aumentare da Calalzo fino a Venezia, le due vie, stiamo cercando già tutti i punti vicino a Montebelluna, a Bassano, che è una zona molto conosciuta dai tedeschi, molto frequentata perché piace moltissimo. E poi vogliamo sviluppare la zona della Carinzia attorno al Wörthersee e dopo vediamo fino a quale punto ci spingiamo. Cioè, stiamo già cercando un collaboratore al Wörthersee, perché abbiamo visto che appunto Donau Radreisen ci parla già di 1.000 persone, 1.000 partenze, sarebbero 1.000 persone per una settimana lungo questo percorso. Certo, i laboratori devono sempre essere disponibili per affittare un giorno. Da lui a San Candido non c'è chance. Devono andare a Siglia, dove San Candido sono troppo abituati ai laboratori. Ecco, penso di aver... Qualcuno ha qualche domanda, forse? Se io volessi dargli note sulla ciclabile, che regolamento c'è? Allora, il regolamento è molto semplice. Anche in Italia il codice stradale è europeo, per cui anche lì è tutto segnato. La bici, se va durante il giorno, Non deve avere niente, cioè non impianto luce, deve avere bensì carta raffreggente sui pedali, carta raffreggente sulle ruote, oppure come usiamo noi già integrate nel copertone. La bici da corsa deve avere la fascia sul piede, quella come i grembiuli, niente di più, sono leggi europee a norma. Ma non credo. Andiamo a dormire di notte, meglio. A quella assistita sì, lì, anche lì veramente devo ogni tanto spesso raccontare l'Italia, purtroppo il Veneto e l'Emilia Romagna, per le bici da corsa il maschio spende anche 6-8 mila euro, fa lo stesso. Però per la bici per la signora, no, 100 euro sono già troppo. È vero, però per andare in bici è bello con le bici che funzionano, con la bici che ha un po' di rapporti, e lì è bello andare. E lì in Europa bisogna spendere dai 400 euro in su, ma proprio l'ultimo minimo livello. E quelle bici ormai sono già fatte, solo per raccontarvi, la luce dietro rimane accesa per altri 5 minuti. Perché? Perché non hanno detto, se io vado a un semaforo di sera, quando io non pedalo rimango fermo, nessuno mi vede più. Sono piccoli accorgimenti, ma comunque molto importanti. E sono convinto che anche noi
arriverà un po' più tardi, ma arriverà, e sono convinto. Allora, vi ringrazio.